Castelvetrano, ben i prossimi milioni di euro sequestrati dalla DIA di Trapani, un imprenditore condannato per mafia. Palermo, al porto, sequestrate 30 tonnellate di olio d'oliva destinato al trapanese. Mazara, dopo la fuga della ditta appaltatrice, è riaperto al transito il ponte Arena. Mazara, infiltrazioni d'acqua, caduta di calcinacci alle chiese di Sant'Antonio, appello del parroco. Palermo, al concorso PRI, grande affermazione della Dance Academy Lituale della maestra Rebecca Armata. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. La DIA di Trapani ha confiscato beni per 6 milioni di euro, un imprenditore di Castelvetrano condannato per mafia. Il servizio. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito una confisca di beni nei confronti di un imprenditore edile di Castelvetrano condannato per associazione mafiosa. Il provvedimento di confisca è stato emesso dal Tribunale di Trapani. L'imprenditore castelvetranese nel luglio del 2018 è stato sottoposto ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palermo ed eseguita dalla DIA, quindi condannato in via definitiva a 15 anni di reclusione. L'imprenditore è ritenuto espressione del sodalizio mafioso di Castelvetrano. Con il provvedimento odierno è stata applicata anche la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale per 3 anni. La confisca riguarda l'intero capitale sociale ed è complesso aziendale di 2 imprese attive nella produzione e nel commercio di conglomerati cementizi e di lavori edili, 35 beni immobili e 32 beni mobili registrati per un valore stimato di 6 milioni di euro. Momenti di paura ieri per una famiglia di Trapani che cercava di raggiungere l'ospedale ma era bloccata nel traffico. Per fortuna sono intervenuti i carabinieri che hanno scortato l'auto con a bordo un bambino svenuto. I particolari nel servizio. I carabinieri della compagnia di Trapani hanno soccorso ieri una famiglia che cercava di raggiungere l'ospedale Sant'Antonio Abate per un'emergenza ma si trovava bloccata in mezzo al traffico. I carabinieri impegnati in quel momento in un servizio di controllo del territorio hanno notato l'auto bloccata lungo corso Piersanti Mattarella con l'autista intento a suonare il clacson e il passeggero che chiedeva di poter passare. I militari quindi hanno raggiunto il veicolo con a bordo una coppia e il loro bambino svenuto in braccio alla mamma. Considerata la gravità della situazione, i militari dell'arma con le sirene accese hanno scortato l'auto fino all'ospedale trapanese dove il bambino è stato affidato alle cure dei medici che aspettavano l'arrivo della famiglia. Il piccolo per fortuna dopo le cure dei medici si è ripreso ed è fuori pericolo. I carabinieri della stazione di Mazara hanno sottoposto al divieto di avvicinamento e all'allontanamento dalla casa familiare un 18enne mazarese. Il provvedimento scaturisce dalle indagini eseguite dai militari su maltrattamenti da parte del 18enne nei confronti della madre e della sorella minorenne. È stata la stessa donna a presentare la denuncia ai carabinieri. La madre è stata condotta presso una struttura protetta. Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sottoposto a sequestro oltre 30 tonnellate di olio d'oliva provenienti dalla provincia di Andria e destinate a una società del Trapanese. Il servizio. Oltre 30 tonnellate di olio d'oliva provenienti dalla provincia di Andria e destinate ad una società del Trapanese sono state sequestrate nei giorni scorsi dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. Il sequestro è scattato durante alcuni controlli delle fiamme gialle sulle spedizioni di prodotti agroalimentari che ogni giorno transitano nel porto del capoluogo siciliano, che hanno permesso di intercettare un container contenente un'ingente quantità di olio dichiarato come extravergine. L'approfondito controllo della merce, svolto attraverso il prelievo di alcuni campioni analizzati dai funzionari dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione dei Frodi dei Prodotti Agroalimentari, ha fatto così emergere evidenti discrasie qualitative che non consentivano di classificare il prodotto come EVO. I finanzieri quindi hanno sottoposto a sequestro le oltre 30 tonnellate del prodotto agroalimentare e proceduto alla denuncia a piede libero alla locale procura del titolare della ditta della provincia di Andria, ritenuto responsabile della tentata frode in commercio.
Aveva condotto un gommone con a bordo 26 migranti sulle coste di Marettimo. Il presunto scafista sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dagli agenti della squadra mobile di Trapani. Si tratta di un 35enne di nazionalità tunisina. L'uomo è accusato di favoreggiamento aggravato dall'immigrazione clandestina ed è finito in carcere. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Il Consiglio Comunale di Marsala nella seduta di ieri pomeriggio ha proceduto nel corso dei lavori all'approvazione delle delibere inerenti la richiesta dell'organizzazione dell'alza bandiera al monumento ai 1.003 debiti fuori bilancio. È stata invece nuovamente sospesa la trattazione delle variazioni di bilancio. Nel corso della seduta spazio anche a breve comunicazioni. I lavori sono stati aggiornati dal Presidente Suriano alle 17 di martedì. Di 13 giugno. Torniamo a parlare anche oggi del Ponte Arena, riaperto ieri pomeriggio in entrambe le corsie il servizio. Dopo quasi due anni, dunque, finalmente il Ponte Arena di Marsala del Vallo è tornato transitabile a pieno ritmo. Un risultato attesissimo soprattutto dagli abitanti di Contrada Boccarena. Un risultato concretizzatosi ieri pomeriggio a culmine di una serie di eventi clamorosi che hanno caratterizzato la giornata di ieri con un epilogo positivo, seppure con modalità che nessuno poteva immaginarsi. Come avevamo documentato sin dalla prima mattinata di ieri, la ditta appaltatrice dei lavori di riqualificazione del ponte ha preso armi e bagagli ed è andata via. Ha di fatto smontato il cantiere di lavoro nonostante l'intervento non sia stato completato. Una decisione clamorosa dovuta a quanto pare ad una serie di minacce subite dai dipendenti della ditta e da un clima ostile che avrebbe reso impossibile la vita agli operai. A fare traboccare il vaso sarebbe stato un episodio verificato soltanto ieri e per il quale ci sarebbero indagini in corso da parte della locale compagnia dei carabinieri dopo la denuncia presentata dalla vittima di tali minacce. La giustizia farà il suo corso e vedremo in futuro quali saranno eventualmente le novità. Per il momento resta dunque l'apertura del ponte e resta la mancata conclusione dei lavori di verniciatura e sabbiatura che prima o poi dovranno essere realizzati. Quando, non è dato di sapere, e in tal senso si attende che anche il libero consorzio comunale batta un colpo e faccia chiarezza su tutta questa lunga, complessa e complicata vicenda. E ieri pomeriggio era stato il sindaco Quinci in un video ad annunciare la riapertura del ponte. Sentiamo. L'impresa ha abbandonato il cantiere sul ponte sul fiume Devia. Dopo mille promesse, impegni, tutti rigorosamente non mantenuti, in cui ha dato dimostrazione di grande affidabilità, sembra che l'abbia fatto per motivi di sicurezza, perché denuncia un clima ostile da sempre e in particolare alcuni atti intimidatori che ha ricevuto. Ora, un'impresa che ha un contratto firmato, che doveva finire i lavori entro 300 giorni e invece siamo arrivati a 650 quasi, a cui paghiamo con i nostri soldi delle guardie per controllare quel cantiere, dal mio punto di vista non si può permettere di dire sospendo i lavori fin quando le condizioni di sicurezza non saranno garantite. Noi ci siamo stancati. Abbiamo chiesto al libero consorzio, che è stato disponibile, di aprire immediatamente il ponte in tutte e due le carreggiate e restituire ai cittadini di Bocca Arena la possibilità di transitare liberamente a qualunque ora del giorno in questo ponte. Io chiedo al libero consorzio di esercitare ogni pressione possibile consentita dalla legge per far rispettare il contratto, per chiamare questa impresa a terminare i lavori, perché chi ha firmato un contratto lo deve rispettare. Altresì dico a tutti i cittadini di Boccarena,
saranno contenti tutti coloro che hanno manipolato, strumentalizzato, che hanno cavalcato l'onda delle polemiche, che poi sono gli stessi che nel decennio precedente non hanno mosso un solo foglio per garantire la manutenzione di questo ponte e lo hanno visto ammalorarsi senza muovere un dito, senza proferire parola, e ora si sono risvegliati da un letargo senile. Non cadete in queste trappole, sono gli stessi che vi hanno raccontato che il nostro atteggiamento di responsabilità, perché noi lo sapevamo e sappiamo i rischi che stiamo correndo, che il ponte rimanga così, sospeso a metà, con i lavori sospesi a metà. Il nostro atteggiamento di responsabilità vi ha raccontato che invece era inerzia o peggio. Noi chiederemo, e lo stiamo già facendo, al Libero Consorzio che metta in campo ogni azione giuridica e amministrativa per costringere questa impresa a completare i lavori il prima possibile. Nel frattempo il transito sul ponte è riaperto nelle due carreggiate definitivamente per tutti. Abbiamo un'estate 2023 alle porte, basta con i disagi per tutti, per tutta questa città che non ne può più, e presto questi lavori dovranno essere completati. Questa è la nostra battaglia. Da oggi tutti i pretesti ce li abbiamo noi e ce li prenderemo noi. Disagi nella chiesa di Mazara II, questa mattina al nostro microfono l'appello del parroco. Sentiamo. C'è una segnalazione per quanto riguarda la chiesa di Sant'Antonio, sì. Di cosa si tratta? E si tratta quasi da Natale, che l'anno scorso, per aggiustare quell'acqua che scende sempre, e poi anche che volevamo fare la statua di Sant'Antonio nel piazzale Sant'Antonio. E sempre risposta sì sì, ma fino ad oggi non vediamo frutti. Qual è il problema? Cadono dei calcinacci? Sì sì, ma perché l'acqua, anche che non piove dove c'è la Madonna, dico che da parecchio, tante volte l'acqua scende. Non lo so, perché qualcuno è esperto, dice che la chiesa non è stata fatta bene. I costruttori, non lo so, perché prima di tutto è la proprietà del comune, non della diocesi. Ma pazienza. Quindi cosa chiedete al comune? Che non soltanto che lo dicono sì, ma lo fanno, perché le parole, con le parole non si può fare nulla, ma gli effetti sono, perché l'acqua, sappiamo bene che danneggia, e non voglio essere che la chiesa sarà danneggiata per le cose inutili, perché tante volte chi è responsabile, in questo caso anche io, ma che non sono proprietario, ma comune, che non posso fare con la testa mia. Perciò chiedo un po' veramente di muoversi. Un appello per amministrazione, con sindaco, che veramente si mettono a fare quello che hanno promesso. Termina qui TG Vallo News. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo Terza Pagina. Benvenuti al TG Vallo Terza Pagina. È stata presentata ieri a Palermo la 19ª edizione di Start Cup, la business plan promossa e realizzata dall'università che quest'anno è dedicata a Gregory Buongiorno. Il presidente di Sicindustria è venuto a mancare prematuramente lo scorso 22 gennaio. Sentiamo alcune dichiarazioni. Start Cup Palermo 2023 sia dedicata a Gregory, per me è motivo di felicità e orgoglio, ma soprattutto per lui. Gregory è sempre stato un uomo di sistema, un uomo che delle sue cariche istituzionali ne ha fatto un bene per la collettività. Giornata particolare, giornata emozionante, perché oggi si ricorda una persona, un amico a noi caro, insomma, che il destino ci ha voluto strappare. Però tentiamo di dare continuità a quello che era un suo obiettivo, che era quello di dare, come dire, una possibilità a questa terra. Era Gregory una persona che, oltre a spendersi per la sua azienda, ovviamente si è speso molto per questo territorio,
ha lavorato molto perché questa come dire, iniziativa, questo strumento che in qualche maniera tenta di portare sul mercato nuove idee, nuove imprese, potesse avere, diciamo, un suo proseguimento. Oggi noi siamo qui a cercare di trovare, come dire, il bando e la matassa per poter proseguire in questa direzione e soprattutto perché si possa ricordare, diciamo, una persona a noi molto cara di elevato spessore che ha fatto tanto per questa terra e di cui questa terra ha tanto bisogno, di persone che si possano spendere per questo territorio. Io credo che la startup rappresenti non soltanto una bella idea per presentare le idee imprenditoriali, soprattutto dei giovani, ma debba rappresentare una sorta di nuova metodologia di lavoro. Noi stiamo cercando con il sistema industriale palermitano e siciliano di creare delle forti relazioni per dare ai nostri ragazzi la chiara consapevolezza che il titolo di studio, il percorso universitario, non è soltanto il raggiungimento di un pezzo di carta, ma può diventare una reale occasione, una reale possibilità per fare impresa. Quindi le belle idee che poi si traducono nelle tesi di laurea cercheremo in tutti i modi, grazie all'aiuto delle imprese e dell'industria, siamo qua per questo, di trasformarle in attività imprenditoriali. La Sicilia ne ha bisogno in una logica sempre più cogente di cercare di tenere i nostri ragazzi al sud. La Dance Academy L'Étoile di Mazara ha vinto il concorso Pre-Dance di Palermo. Al nostro microfono abbiamo sentito la direttrice artistica della scuola, Rebecca Armata. La Dance Academy L'Étoile di Mazara ha partecipato nei giorni scorsi al Grand Prix della Danza a Palermo e avete ottenuto degli ottimi riconoscimenti. Sì, è stata davvero una giornata entusiasmante, devo dire che abbiamo ottenuto degli splendidi risultati, siamo arrivati appunto primi vincitori assoluti tra praticamente le 200 coreografie che sono state presentate, per me insomma una grande emozione, per questo ringrazio appunto le mie allieve dalla più piccolina alla più grande insomma. Tra l'altro anche una borsa di studio abbiamo ottenuto da parte della direttrice artistica Gisella Zirembo appunto che ci ha ospitato al campus estivo di danza del premio MAB, quindi per noi è appunto un grande motivo di orgoglio. E intanto state lavorando al saggio di fine anno? Sì, assolutamente, che si terrà il 1° luglio al Teatro Rivoli di Mazara del Vallo. Una prima parte sarà composta dalla storia di Cenerentola, quindi dedicata alla danza classica, mentre una seconda parte sarà dedicata allo spettacolo di danza contemporanea e modern contemporary, dove avremo anche insomma l'onore di ospitare Leonardo De Santi, che è il bassista dell'anno 2019, e insomma vi aspettiamo. Parliamo adesso di Miss Mare, in programma ad agosto a Mazara. Tra gli ospiti previsto il trio Le Dolce Vita, sentiamo. Con la mente
Si celebra domenica il Corpus Domini a Mazara dalle 21 di sabato, si terrà l'adorazione eucaristica in cattedrale, domenica poi alle 18.30 è prevista la celebrazione della messa presieduta dal Vescovo Monsignor Angelo Giurdanella. A seguire la processione che partirà dalla cattedrale e raggiungerà la chiesa di Santa Gemma in via Castelvetrano. Ed è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito. Arrivederci.